Di Cantonello è solo una parola, che è magico, è un mitico, è... ce l'ho nel sangue, non c'ho parole. Siamo venuti apposta da Roma per vedere Antonello, cioè tutta la giornata dalle 6 di mattina solo per Antonello, grande Antonello. E sicuramente con questo nuovo album ci delizierà, è un grande Antonello, sei grande, sei unico, grande Antonello. Cosa avevi in mente? Antonello Venditti è il migliore. Mi è entrato nel cuore. Impariamo cos'è l'amore. Le sue canzoni sono poesie, non sono canzoni. E è stupendo. Tutta un'altra vita. Che oggi sarà una bellissima presentazione del suo nuovo album Tortuga. E siamo tutti felicissimi di incontrarlo. Arrivederci, ciao. Potrebbe essere l'uomo della mia vita, Antonello. È bellissimo, si porta benissimo la sua età ed è mondiale. È bravissimo. È uno dei cantautori italiani più straordinari in Italia. Siamo alla libreria Feltrinelli. Sta per arrivare Antonello Venditti. E quindi noi siamo per esultare al suo ingresso. No, ci dicono che dobbiamo chiudere. Salutiamo il pubblico, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Lucia Cassini e Antonello Venditti. Bene, no, io vabbè. Antonello Venditti, sono venuta qua a portargli un regalo, un corno, portafortuna con un cuore, ideologicamente anche per fare questa Napoli-Roma, questa pace simpatica, e niente, sto aspettando che arrivi. Poi la canzone Cosa avevi in mente? Dice, cosa avevi in mente stamattina? Avevo in mente di regalargli questo cuore, speriamo di che glielo posso dare, ok? Venditti a Napoli presso la Feltrinelli di via Santa Caterina per presentare il suo ultimo lavoro, Tortuga. Come consuetudine dei grandi artisti, si è atteso un bel po' per vedere l'alba di questo 21 aprile. 4 anni dall'ultimo album. Tortuga si presenta diverso dai precedenti, ma con la stessa nota di fondo che unisce tutti i suoi lavori. Forse è questo il trade union che fa di Venditti un artista trasversale. La musica sceglie tra milioni i suoi fans, che si distinguono per genere. Ma Venditti non rispetta questa regola. Antonello piace a prescindere dalle categorie e dalle generazioni. Il ragazzo che ha iniziato 40 anni fa con Sora Rosa continua ad entrare nel cuore dell'uomo, perché oggi come ieri fa un gioco difficilissimo e con le sue canzoni lo insegna a noi. Gioca a palla con la malinconia mentre gli altri la ignorano, perdendosi così il dialogo necessario che ti porta nella profondità di te stesso. Solo così si riesce ad essere lo stesso ragazzo degli esordi, con la medesima innocenza e noncuranza della notorietà. Solo così si riesce ad essere artisti, non considerando l'arte come una caratteristica propria, ma come un dono inaspettato e sorprendente. Bravo ragazzo, continua così. Il vostro coro di prima ha fatto rivoluzionare tutta la scaletta, perché volevamo fargli vedere il video, volevamo entrare io, presentargli Antonello. Antonello ha detto no, mi piace, entriamo. Antonello Venditti. Ci tenevo così tanto a venire a Napoli che voi neanche lo potete immaginare, perché tra queste due città è nata una cosa che non si deve mai sentire, ma neanche pensare. E quindi è veramente sono venuto veramente a darvi il segno che della fisicità, del fatto che tra Roma e Napoli c'è solo amicizia e che non deve essere neanche rovinata né sporcata da alcuno. Quindi io credo nella giustizia, anche quella, diciamo, degli uomini. Qualche volta
c'è e tempestiva qualche volta no. Però limitiamoci a questo, e questo strano accadimento che non deve mai più accadere. Bravo! Ecco, ripeto, non deve condizionare la nostra vita vera che è fatta d'amicizia, d'amore, di canzoni, di cose condivise tra queste due grandissime città che sono Roma e Napoli. In generale poi Roma e Napoli sono Italia, io ci tengo ancora tanto a essere italiano, perché invece di scappare altrove stiamo qua e pensiamo che si possa fare qualcosa di tranquillo, di bello. Sono un cantatore un po' atipico, perché non solo scrivo le canzoni, le canto, le produco, le arrangio, le realizzo e ve le porto. E quindi è difficile pensare a me come il cantautore che sta nella stanzetta. In realtà la stanzetta c'è ancora, però dopo vado subito in studio e dopo comincia subito il dialogo con gli altri musicisti, e questo è molto importante. Ho cambiato tutto lo staff, un po' per perdita e un po' perché ho trovato nuovi amici nel cammino che mi possono dare la strada per realizzarmi meglio. Quindi questo album è senza Sandro Colombini, che è sicuramente uno dei più grandi, credo il più grande produttore italiano, che diciamo non c'è più nel mio lavoro, ma esiste. E qui non c'è più un mio grande amico, che è stato un grande musicista e che nel mio cuore e nella mia vita è impossibile tornare a vivere. Ed è un disco che nasce da tante cose dolorose che poi ho cercato invece di così portare come gioia di esperienza di ogni vita, perché ognuno di noi vivrà le cose che ho vissuto io, e quindi anche il conforto di dover dire, vedi, l'ha vissuto lui, ci è riuscito a superare quel momento. E quindi è un dialogo sulla vita questo album, parlo molto di amore e lo puoi svolgere come ti pare. Se vuoi sapere che è tortura, ok, però se non lo vuoi sapere, ognuno avrà la sua canzone qui dentro. Io ho le mie più potenti, quelle che vanno più profondamente a toccare le corde dell'animo. Voglio dire che nella musica uno pensa sempre che ci siano dei concorrenti, uno dice ah, quello è contro quello, allora Giovanni Vasco Rossi contro quell'altro, no? Contro Ligabue, quell'altro contro... Invece la musica è un confronto di vita, per cui è bellissimo vedere che ci sono ancora canzoni, tuoi amici concorrenti che fanno dei bei dischi, e questo è stato quello che ho sempre sentito io, nel senso che qualche volta, non so, parliamo di De Gregori, no? Uno pensa che gli abbiano litigato, non ci... invece no, perché esiste una emulazione positiva che è poi è nella musica, ma ci deve essere, che non è concorrenza, perché la concorrenza è di oggi, mentre l'emulazione costruttiva è quella che abbiamo vissuto noi, demerito, non ce la fa. E quindi anche il mondo della musica lo vedo in un altro modo, lo vedo con molta più tranquillità. E quindi quando qualcuno mi fa la domanda sui talent, ma quello è un modo. L'importante è che dentro di te tu senta il primo marzo del 2012, quando mi sono trovato in una cosa clamorosa, che era la prima del mio concerto di Unica, e moriva Lucio Dalla. E ho potuto fare quella tournée, però l'ho fatta in omaggio a lui, se no mi sarei dovuto disperare e dire pensare sempre a Lucio, e l'ho sempre fatto però cantando.